Non trovo più quel video, ma dove l'ho messo? Porca miseria, ma dove l'ho messe? Che succede? Accidenti, non ho internet. Eccola là. Ciao, benvenuti a tutti. Andiamo a vedere l'intero mese di febbraio 2021. Interrogheremo i miei tarocchi e i miei oracoli. Farò due stese di carte. Andiamo subito a scegliere con la mia scatolina magica. Andiamo a scegliere un po' i segnamazzetti. Andiamo a vedere. Il primo che mi capita è il leoncino, quindi ti invito ad andare a scegliere fra il leone e vediamo la chitarrina rossa. Vediamo un po' la risposta del nostro leone, andiamo un po' a vedere, vediamo le energie generali per la settimana. Allora, andiamo a vedere, qui c'è il guerriero. Allora, qual è il momento presente di queste persone? Quindi da quale situazione si inizia, da quale situazione si parte? Ma qui c'è il guerriero, quindi qui fanno vedere che sicuramente qui abbiamo a che fare o siamo noi stessi, quindi abbiamo a che fare nel senso siamo noi, no? È il consultante, sei tu, siete voi che sta combattendo, non voglio dire una guerra, però un qualcosa. Qui c'è proprio, come ti posso dire, lo stoicismo, l'eroismo comunque di una persona che sta combattendo, vuole arrivare, diciamo così, a conquistare qualcosa. Quindi c'è anche quella forza, quella determinazione, quella disciplina, no? Per arrivare laddove vogliamo. Quindi qui siamo incaponiti, diciamo così, su qualcosa. Andiamo a vedere da quale situazione si parte. Mazzetto del Leone. Qui chiediamo per il mese, l'intero mese di febbraio 2021. Febbraio 2021, da che situazione si parte? Eccola là. Ok? Quali ostacoli incontreranno le persone che hanno scelto il leone? Vediamo, durante il mese, quale ostacoli potranno incontrare? Ok? Qui c'è un re come ostacolo, il che è tutto dire, perché eccolo qua. Cosa sta per accadere? Cosa sta per accadere? Ok. Qual è l'evoluzione della situazione? Ok. Qual è dunque il nocciolo della settimana tutta? Scusate, del mese tutto, naturalmente. Qual è il nocciolo, l'esito dell'intero mese di febbraio? Poi vediamo anche l'astrologia che cosa ci dice, naturalmente. Vediamo. Ok. Allora, qui nel mese di febbraio direi che c'è un sacco di movimento. Sicuramente qui si parte da una situazione anche lavorativa abbastanza pesantuccia, nel senso che c'è molto da fare, che si tratti di lavoro o si tratti di un discorso personale, nel senso che o è il tanto lavoro, le tante mansioni da fare, ma anche le tante responsabilità. Ed effettivamente qui hanno fatto vedere, ti ricordi, vi ricordate, abbiamo visto il guerriero. Quindi qui stiamo combattendo, ci stiamo dando da fare per un qualcosa. Ma quello che vedo, qui vedo molti personaggi durante il mese di febbraio, in special modo qui c'è questo re di coppe che ti si mette di traverso su qualcosa, quindi qui potrebbe pure essere un progetto lavorativo che avresti in mente di fare nel mese di febbraio, o comunque da adesso al mese di febbraio, però ci potrebbe essere questo signore che potrebbe esserti di ostacolo, ma vada bene, d'ostacolo nel senso perché, insomma, essendo re di coppe, insomma,
Non credo che lo faccia con cattiveria, magari un po' di meschineria, quello sì, quindi attenzione. Comunque, anche senza volere, a volte si fa del male anche inavvertitamente o per egoismo, magari. Comunque sia, qui c'è un uomo che ti si potrebbe mettere di traverso. Io quello che sta per succedere, però, comunque sia, qui ci vedo una persona, cioè te, se sei tu la donna, se sei tu la donna, altrimenti avrai tu questa soddisfazione con questa donna o per mano di una donna. Qui, come stavo dicendo, qui c'è una bella soddisfazione, un qualcosa di wow che ti sta per arrivare, che ti sta arrivando, sia che si tratti di lavoro, sia che si tratti di un discorso affettivo. Va bene? Qui c'è una vittoria, una soddisfazione che ti potresti prendere, che ti potresti togliere, tu che stai ascoltando. Quindi wow, la battaglia che stai combattendo, insomma, ti porterà un bel passo avanti. Allora, qui l'evoluzione, qui c'è questo bellissimo asso di coppe che mi dice tante cose messo in questo contesto. Allora, la prima fra tutte, qui ci potrebbe essere, visto un po' tutte le carte, come ti stavo dicendo, visto un pochino tutte le carte, anche queste, qui c'è una persona che potrebbe rifarsi viva con te, uomo o donna che sia, a seconda del tuo sesso, naturalmente. Qui c'è una persona che si riaffaccia nella tua vita, ma non credo che sia tuo marito. Non credo che sia tuo marito. Potresti essere sposata, te donna, va bene? Perché qui c'è una coppia, c'è l'imperatrice e l'imperatore. Ok? L'imperatrice e l'imperatore. Però con questo imperatore, come vedi qui, ci sono dei problemini. Insomma, qui c'è un sacco di gente, un sacco di movimento. Andiamo ad ampliare, andiamo un po' a chiedere. Comunque, qui per il mese di febbraio, stavo dicendo, ci sono delle novità in arrivo, sia affettive sia lavorative. Qui ci vedo delle settimane, diciamo così, anche un po' pesanti, nel senso che ci sono molte cose da fare. Fra l'altro, ti ricordo, ti lascio qui sopra, dovrebbe apparire adesso la playlist con le previsioni della settimana. Quindi ogni settimana, ogni giovedì, troverai qui il video per la settimana ovviamente in questione, ma te lo lascio anche qui sotto nella descrizione del video. Ogni settimana andiamo un po' a vedere. Comunque sia, qui un mese, diciamo, c'è un po' perché vedo da una parte, come vedi qui, la vittoria, la soddisfazione, un qualcosa di nuovo che arriva, ma anche di vecchio che torna, dal punto di vista affettivo, ma anche dal punto di vista lavorativo, un qualcosa di concreto che ti arriva. Qui ti posso vedere celebrare anche qualcosa, tipo, non lo so, ti posso vedere a pranzo, a cena con qualcuno, con dei parenti o con degli amici, eccetera, eccetera. L'unico neo è questo signore, questo imperatore qua. Qui c'è un imperatore che ti potrebbe far girare un po' le scatole, va bene? Che ti potrebbe, forse è lo stesso re. Qui sono due gli uomini, ma potrebbe essere la stessa persona. Andiamo a vedere. Febbraio per il leone. Febbraio per il leone. Allora, qui c'è, guarda, sono chiarissime queste carte. Allora, qui è uscito anche l'amore, l'attrazione, il miglioramento, il passato. Qui, guarda, febbraio sarà veramente il mese di San Valentino per te, eh? Nel senso che qui vedo qualcuno dal passato che ritorna e ti potrebbe mandare un pochino in ciampanelle. Inciampanelle perché forse sei una donna o un uomo impegnato e rivedere questa persona ti potrebbe scombussolare un pochino. Qui c'è proprio il passato che torna. Va
che ritorna, che si riaffaccia. Quindi una situazione che era inizialmente chiusa che invece riaffiora, ok? Quindi negativo da quel punto di vista lì, diciamo. Una persona che ancora nutre dei sentimenti per te, che non ti ha dimenticato o dimenticata e che si vuole sicuramente riaffacciare nella tua vita. Qui c'è un febbraio proprio all'insegna delle emozioni, delle novità da quel punto di vista lì, ma tanta tanta gente anche con cui avrai a che fare. In special modo un uomo, uno in particolare che ti potrebbe interessare parecchio. Guarda, qui c'è il segno del Sagittario, quindi lui potrebbe essere del Sagittario, ma anche magari essere una, e la Vergine, anche essere una persona magari che viene da lontano o che è lontano da te o con cui potresti avere a che fare, guarda, per motivi di lavoro, ecco il lavoro che c'era prima. Comunque, qui c'è qualcuno che vive lontano da noi, che si potrebbe riaffacciare alla nostra vita o con cui abbiamo a che fare per motivi di lavoro. Andiamo a vedere, vediamo la Vergine, il Sagittario, il Capricorno, vedi, qui c'è una persona con cui abbiamo avuto una storia o con cui vorremmo avere una storia, con cui c'è del tenero in poche parole, capito? Vedi la Luna e Venere. Quindi che ci smuove qualcosa, un qualcuno del nostro passato che vive lontano, che arriva da lontano, ok? Segni zodiacali: Toro, Vergine, Sagittario, Capricorno, Bilancia, Cancro e Capricorno e Toro vengono riconfermati. Dimmi nei commenti se ti ci ritrovi, lascia un bel mi piace a questo video e iscriviti a questo canale, mi raccomando. Vediamo il mese di febbraio per la nostra chitarra, andiamo a vedere le energie generali e poi passiamo ai tarocchi. Andiamo a vedere per la chitarra, per coloro che hanno scelto il mazzetto della chitarra, come sarà il mese di febbraio 2021? Come lo trascorreranno? Cosa accadrà? Come sarà per loro? Allora, qui c'è la carta del pioniere, con un bel cuore nel mezzo, quindi qui la carta ci parla di passione per fare e creare qualcosa che non è stato fatto prima. Quindi qui c'è un avventurarsi in qualcosa, o quantomeno il desiderio, diciamo così, di avventura, di buttarsi in qualcosa. Andiamo a vedere che cosa combinate. Andiamo a vedere con i tarocchi come sarà il mese di febbraio 2021 per coloro che hanno scelto la chitarra. Vediamo, si parte dal momento presente. Allora andiamo a vedere il momento presente per coloro che hanno scelto la chitarra, ok? Quali saranno gli ostacoli per queste persone durante il mese di febbraio? Ok. Cosa sta per accadere? Cosa sta per accadere a queste persone? Parliamo dal 1 al 28 febbraio. Cosa sta per accadere a chi ha scelto la chitarra, ok? La luna, la regina di spade. Ok. Quale sarà l'evoluzione? Ok. L'evoluzione. Qual è dunque il nocciolo, l'esito tutto del mese, per il mese di febbraio 2021? Mese di febbraio 2021. Gli amanti, l'amore. Beh, direi che qui butta bene, fanciulle e fanciulli. Ok,
Allora, andiamo a vedere, andiamo per gradi, partiamo dal momento presente. Allora, qui mi sembra abbastanza chiaro, qui c'è una rottura, qui c'è una coppia, il re e la regina di bastoni. Re e regina di bastoni, quindi questa è una coppia e la perdita, la rottura di questa situation, di questa coppia, ma potrebbe essere sia noi, cioè la nostra coppia, quindi ripeto, qui siamo in un interattivo, quindi vediamo un attimo la nostra situazione personale, sia la rottura della nostra coppia, ma anche per esempio i nostri genitori, mi verrebbe da pensare, oppure mi possono parlare anche di due colleghi di lavoro, di due genitori della nostra coppia, insomma un marito e una moglie, due fratelli, eccetera. Quindi due colleghi. Quindi qui bisogna vedere la tua situation. Il problema qui qual è? Potrebbe essere la poca chiarezza fra queste due persone, quindi la poca chiarezza che c'è stata o che ci sarà nel mese di febbraio. Quindi mi può venire da pensare anche a un misunderstanding, cioè un'incomprensione semplicemente fra queste due persone, ma anche una comunicazione, un qualcosa diciamo di non chiaro, quindi un qualcosa fatto alle spalle, un qualcosa di non dichiarato. Insomma, qui ci potrebbe essere fra queste due persone, io di una coppia vi stanno parlando, quindi non so se è la vostra coppia o come ho detto una coppia comunque nella sua vita, poi lo andiamo a vedere dopo. Naturalmente, ma qui ci può essere un problema anche per quanto riguarda i figli, quindi magari che il problema siano i figli o comunque una qualche persona giovane che è in mezzo a questa coppia, quindi magari una coppia che litiga, che ha dei problemi per i figli, eccetera, eccetera, va bene? Ma anche se si parla di lavoro, qui posso vedere una perdita di un avanzamento di carriera, per esempio, se c'era in ballo una promozione e via dicendo, in special modo se questa promozione ve la doveva dare una donna. Qui c'è un'altra donna che si insinua in questo rapporto. Fermi. Può essere l'altra donna, ma può essere anche una donna, semplicemente una collega che rompe le scatole, che si mette in mezzo, oppure una capa che non è molto chiara o ci promette un qualcosa invece poi non lo fa. Ma guardando un pochino anche tutte le altre carte, qui mi viene da pensare anche ci potrebbe essere un litigio a causa di un'altra donna, fra una coppia, bla bla bla, tutte queste situations, tutte queste situazioni. Ma qui cosa c'è di bello? Allora, sicuramente durante il mese di febbraio, siccome c'è anche questo cuore bello, mettiamola qui questa, anche questo cuore molto molto bello, o comunque questa novità qui, c'è un qualcosa che senz'altro si viene a sapere. Quindi qui mi raccomando, guarda anche, lascio giù nella descrizione o in fondo alla fine di questo video troverai proprio il link delle previsioni settimanali. Ogni settimana andiamo più in profondità, naturalmente, a vedere tutto il discorso di quello che ti succederà, di come andranno le cose. Va bene? Ogni giovedì trovi il video settimanale. Comunque, detto questo, fammi sapere nei commenti, mi raccomando, dimmi chi è e what's going on, che cosa sta succedendo, cioè chi sono tutti questi personaggi, perché? Perché qui vedo un altro, vedi, vedo un re, quindi qui c'è un re di bastoni, qui c'è un re di denari, va bene? E qui sembrerebbe comunque sia una persona interessata in tutti i sensi a te, a voi, che porta qualcosa, quindi può essere un invito, può essere una proposta, che sia di lavoro o che sia affettiva, quindi un invito a cena, un complimento, un garbo, un qualcosa, perché vedo poi anche queste carte qui molto molto belle che mi possono parlare proprio anche di, come posso dire, anche di un incontro passionale, cioè qui io ci posso vedere anche un incontro di due amanti, o comunque anche perché qui ho anche la carta degli amanti, no? Della coppia. Ok,
Va bene? Però anche qui, come vedi, c'è il terzo incomodone e mezzo. Quindi qui si può anche trattare, le dico tutte, poi ognuno, come dico sempre, deve vedere un po' la sua situazione di partenza, un litigio, magari vogliamo uscire con il nostro uomo, il nostro fidanzato, ma abbiamo dei figli in mezzo, quindi insomma si litiga perché sono, è brutto dirlo, però succede anche questo, sono di peso all'altra persona e viceversa. Insomma, qui un qualcosa c'è, ma anche un qualcosa di non molto chiaro fra le due persone. Quello che di bello vedo è che qui vi vedo una bella bella uscita con un uomo se siete donna, con una donna se siete uomo, uomo uomo, donna donna, sono affari vostri. Insomma, un incontro passionale di passione. Ecco, mettiamola così, va bene? Ecco, andiamo a chiedere un attimo ai tarocchi. Andiamo a chiedere ancora, vediamo un po' questa carta molto molto bella dell'amore che mi esce in finale. Qui è proprio il caso di dire, febbraio è il mese dell'amore, no? C'è San Valentino. Andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire queste carte. Molto molto bella. Io credo che qui durante il mese di febbraio, come dicevo, confermo l'incontro, e guarda là, confermo il rivedersi con qualcuno con cui magari non ci siamo visti da un po'. Qui c'è proprio anche lo sblocco di una situazione. Lo sblocco di una situazione che abbiamo avuto, magari qui invece di una rottura vera e propria che abbiamo visto all'inizio, qui ci può essere anche, a parte un ricongiungimento, una riconciliazione con qualcuno con cui avevamo chiuso, insomma, con cui avevamo litigato. Esatto, con cui avevamo litigato. Ma anche semplicemente un poter vedere o rivedere una persona che non abbiamo potuto vedere per un tot periodo di tempo. Vediamo l'astrologia, non solo i segni zodiacali. Vediamo proprio qui se mi esce qualche pianeta che mi dice qualcosa in più. Capito? Quindi qui un mese, insomma, tutto sommato positivo. Ecco, tutto sommato positivo. Allora, qui c'è il segno del toro e della vergine, quindi ci può essere appunto uno di questi due o tutti e due questi segni in ballo, ma qui mi dicono anche che c'è un qualcosa che potrebbe riguardare anche esattamente il lavoro, va bene? Il lavoro. Quindi qui una coppia di collaboratori, una coppia di come si dice, di colleghi, quindi dimmi nei commenti, mi raccomando, che cosa stai vivendo, perché insomma dobbiamo un pochino vedere per ognuno di noi. Andiamo a vedere, qui ci sono anche i pesci, quindi qui c'è una, guarda, Giove, quindi Giove in pesci. Giove in pesci in decima casa, wow! Quindi qui ci potrebbe essere proprio lo sblocco di una situazione affettiva, amorosa, come abbiamo visto, ma anche lavorativa, lavorativa. Sicuramente c'è un qualcosa, un qualche sacrificio da fare o che abbiamo fatto, arriviamo da questo sacrificio, non ci dimentichiamo questo 5 di spade, va bene? Questo 5 di spade. Quindi qui c'è un qualcosa che ci è bene o male mancato, ma Giove, insomma, riporta tutto in auge, va bene? Quindi è un pianeta molto molto favorevole. Fra l'altro ti lascio qui l'oroscopo 2021, lo trovi qui, ma lo trovi anche sotto nella descrizione del video. L'oroscopo 2021 in cui parlo di Giove e Saturno in acquario e l'oroscopo appunto di tutto l'anno per tutti i segni zodiacali. È molto interessante da vedere naturalmente. Andiamo a vedere, guarda, qui di nuovo. Allora, come segni zodiacali delle persone, qui ci può essere un pesci, un sagittario, un toro, una vergine, un capricorno, un leone, un ariete. Un sagittario e il capricorno l'abbiamo già visto, quindi tutti e tre i segni di fuoco, tutti e tre i segni di terra e i pesci per i segni d'acqua. Grazie per essere stati sempre qui. No. Uff. Ti ringrazio per essere.
Uffa, non lo trovo. Perché non va?